Mister, buongiorno. Buongiorno a voi. Settimana bella intensa, una settimana più lunga. Sì, non fosse altro che questo fine settimana non si è giocato, però l'abbiamo anche sfruttata per riprendere energia, mettere un po' di benzina nelle gambe. I ragazzi si sono allenati benissimo, quindi continuiamo in questa maniera per questi altri tre giorni per arrivare nella maniera perfetta poi ad affrontare la partita contro la Salernitana. Però adesso la tensione è messa da parte, non è ancora cresce? No, siamo sereni, c'è questa, secondo me, questa grande fortuna di lavorare in un ambiente sano, in un ambiente sereno. Abbiamo anche avuto questa settimana il supporto dei ragazzi, dei tifosi che ci sono venuti a trovare, ci hanno spronato chiaramente a dare il massimo. Ci ha fatto molto piacere, anche se è normale che da parte mia, non dico che non ce n'è bisogno, però una partita così ci si carica veramente senza nessuno stimolo. Mister, però stiamo ancora aspettando purtroppo la decisione definitiva, abbiamo un nuovo su B11, questa cosa influisce un po' sulla squadra? No, ma proprio veramente nella maniera più assoluta. Noi da quando abbiamo finito la partita di Livorno e siamo tornati ad allenarci insieme con i ragazzi, ci siamo imposti veramente di non toccare più l'argomento. Non lo abbiamo fatto e abbiamo lavorato in una maniera veramente molto molto tranquilla. Come ho detto in tutte le altre occasioni, a tutto il resto ci sono le persone addette ai lavori, nel senso addette a sapere quello che devono fare. Noi il nostro dobbiamo farlo sul campo, prima a prepararci bene e poi ad affrontare la gara. Che partita si aspetta? Avverte l'immediata necessità di chiudere relativamente il discorso di salvezza già in casa? Sarebbe il massimo, e la convinzione deve essere questa, però è normale anche che questa non è una partita come tutte le altre, sia noi che la Salernitana abbiamo lo stesso obiettivo e ce lo giochiamo in due partite, dentro o fuori. Giocando la prima in casa e dovendo noi comunque vincerne una delle partite, mi auguro che chiaramente la squadra giochi in una certa maniera per ottenere questo risultato. Però non dobbiamo assolutamente dimenticarci che di fronte avremo una squadra agguerrita che farà altrettanto per portare a casa nelle due partite la salvezza. Credo che sarà una grande battaglia. A proposito di prima parte di casa, seconda parte di casa, avrei visto che nel playoff tutte le vittorie di squadra esterne. Sì, sì. Ma come lo spieghi? Non credo, oppure... Sì, no, sì, beh, chiaramente l'unica cosa che si può pensare è che le squadre che hanno giocato fuori casa, specialmente le prime partite, avendo una partita secca, hanno giocato con una serenità, sapendo di non poter fare altro, perché tante volte no, si fanno i soliti tatticismi e chiaramente in base alle situazioni uno si può accontentare del pareggio o giocare con giocatori diversi da quelli che magari è inserito nelle partite precedenti. Invece, essendo una partita unica e dovendo vincere per forza, non ci sono alternative. Io credo che la serenità e soprattutto l'avere l'unico obiettivo abbia portato le squadre che giocavano fuori casa ad essere vincenti sulle altre. Visto, per tornare a noi, insomma, qualche problema ce l'avete per squalificati? Sì, quello è un dato di fatto. Noi sappiamo che abbiamo tre squalificati al momento. Sperando, insomma, chiaramente sapete che c'è anche il ricorso per quanto riguarda Ferrari, vedremo che cosa succederà, però in questo momento noi abbiamo tre squalificati e dobbiamo fare di necessità virtù. Come ho detto, chiaramente ci sono coloro che li sostituiranno, che magari durante il campionato non hanno avuto grandissimo spazio e non vedono, secondo me,
non vedono l'ora di scendere in campo, quindi magari sarà bello puntare anche su questo incentivo che loro avranno per dimostrare che veramente vogliono bene a Lanciano e soprattutto chiaramente fare qualcosa di importante per guidare la squadra alla vittoria. In questa fase mister si affida più agli esperti in queste partite particolari oppure al giusto mix oppure alla vena particolare dei più giovani? La verità è che sapete che non ho tanta scelta, ma non per sminuire il valore dei ragazzi, però credo che veramente in questo momento non si può essere ipocriti e dire o dare speranze a gente che magari non ha proprio mai giocato nel campionato, è stata presa in considerazione, ma sto dicendo una cosa secondo me veramente non dico saggia, ma sto dicendo semplicemente la verità, no? E quindi gli uomini sono quelli, è inutile girarci molto intorno, insomma. Sì, Aguilanti recupera, chiaramente Antonio ha ripreso a lavorare al 100% da ieri, quindi dovrò, oltre alla guarigione diciamo clinica del muscolo, bisognerà valutarne la condizione fisica, solamente questo, però il ragazzo è a posto. Bonazzoli come si sta muovendo? Come lo sta vedendo? No, bene, ma come l'ho sempre visto, nel senso che sapete che io Federico lo ammiro molto e già in tante altre situazioni ho parlato di lui e io per lui prevedo un grande futuro. Mi auguro chiaramente che tutto quello che di buono diciamo e sappiamo di lui lo possa esprimere in campo nel momento in cui verrà chiamato in causa. L'assenza di Ferrari, ancora assenza di Ferrari, sperando che magari facciano giocare, può portare a un rimutamento di sistema di gioco? No, perché Federico è tatticamente e come ruolo è veramente la controfigura di Nicola. Quindi sotto questo aspetto non cambierebbe niente. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore, il primo, che ha 32 anni, non sto sbagliando, no? 32 ce ne sarà. È chiaramente una certa esperienza e stiamo parlando di un altro che invece è un 97 con grandissime qualità che ancora comunque deve dimostrare tutto. Ma Ferrari quando si saprà se... Ferrari si saprà probabilmente gli ultimi... Dopo il processo, dopo domani, si saprà o dopo domani o addirittura... Sì, è possibile che accada questo. Sì, ma per la riduzione o per la... Beh no, per il ricorso. Per il ricorso. Sì, il ricorso, poi lì decideranno, io tra l'altro sono convinto che se accetteranno il nostro ricorso gliele toglieranno tutte e due, perché poi non credo che avrebbe molto senso dargliene una, perché altrimenti significherebbe accettare in parte, secondo me, poi vedremo insomma. Rivedendo il filmato della partita, lui non ha reclamato. Sì, io non voglio, come sempre, non voglio addentrarmi molto in questa situazione, perché così come per le nostre cose c'è la società, anche per queste altre cose, oltre al ricorso ci sono le persone competenti che devono guardare e decidere, credo anche in base a tutte le cose che siano successe precedentemente a questo fatto, perciò io come allenatore sono tranquillo e credo che sia tranquilla anche la società, perché la cosa verrà valutata e i giudici poi si esprimeranno. L'assenza di Francesco, hai già detto, non ci sono che ci sia tanta scelta, ma insomma, pensi di sostituirlo con un altro che sia più dall'attacco oppure uno che copre un po' di più il centro? Guardi, in quest'ambito sicuramente ci può essere qualche soluzione in più rispetto alla scelta dell'attaccante, no? E questa è una situazione che sto valutando bene, che sto provando diverse situazioni e sicuramente giorno prima della partita farò
la mia scelta, però in linea di massima posso tranquillamente dire che possono essere 2/3 le situazioni, e comunque chi giocherà in quel ruolo non sarà sicuramente lo stesso, tatticamente non sarà la stessa cosa, perché Federico ha delle caratteristiche che squadra probabilmente non ha nessuno. Offensivo o meno offensivo, questo è da vedere. Io credo che, essendo una partita che dobbiamo cercare di vincere, il primo input che mi viene è di fare una squadra comunque, visto che in quel posto potrebbe giocare tranquillamente un giocatore offensivo, l'idea è quella chiaramente di non alterare molto l'assetto tattico. Viceversa, ci sarebbe un'altra soluzione per rendere la squadra meno offensiva, però in questo momento sinceramente penso che non sia il caso. È l'unica conferenza questa della settimana, no? Ce ne sarà un'altra? Io non ho problemi nella maniera più assoluta. Indubbiamente è una squadra che come gruppo, nel momento in cui riesce ad esprimersi, non è assolutamente da sottovalutare. E poi, come tutte le squadre, ha qualche elemento pericoloso. Quando dico pericoloso, chiaramente mi riferisco soprattutto agli attaccanti, insomma Donnarumma, Coda, ma anche quelli che possono entrare o comunque sono dei centrocampisti offensivi, sono da tenere d'occhio in maniera particolare. Il fattore ambientale di Salerno, sì, quello, però affrontiamo prima questa. Però no, hai ragione, voglio dire, stiamo parlando di una cosa che abbiamo già tra l'altro toccato con mano quando abbiamo giocato a Salerno, questo stadio che veramente per la Serie B insomma è qualcosa di spettacolare, con 15-20 mila spettatori, a volte anche più. E poi io però devo pensare prima a questa partita, perché poi la partita di Salerno penso che sia anche normale che dipenderà molto da come sarà andata la prima partita qui a Lanciano.